perché condivido l'importanza di momenti di questo genere, a prescindere dal fatto che parli io, voglio dire, ma e soprattutto non vorrei eludere alcune delle questioni che sono state poste da Natale Cremonesi all'inizio, anche se poi cercherò di fare diligentemente quello che mi è stato chiesto, e cioè dire qualche cosa intorno a uno dei discorsi sulla nostra Costituzione che non a caso è probabilmente uno dei discorsi esemplari. Il discorso è tenuto il 26 gennaio 1955, quindi fate i calcoli, siamo. Ma prima di arrivare a questo straordinario discorso, vorrei ricordare due persone. Una è già stata ricordata ed è Riccardo Terzi. Io ho l'onore, anche l'onere, devo dire, di presiedere un gruppo di lavoro della Fondazione Di Vittorio che ha come scopo, che ha un duplice scopo. Uno, quello di onorare la memoria di Riccardo. Abbiamo proceduto ad una programmazione di pubblicazioni e di scritti che riguardano i vari volti dell'opera e dell'azione collettiva di Riccardo, che era politica di origine sindacale dopo, quindi tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale e trasformazione delle stesse. Abbiamo sistemato l'archivio di Riccardo Terzi, che è disponibile, è alla Camera del Lavoro. Prevediamo una serie di pubblicazioni e soprattutto prevediamo una serie di seminari sui temi che ci stanno a cuore, fra trasformazione della rappresentanza politica, trasformazioni delle agenzie politiche, dei partiti, dentro le democrazie pluralistiche costituzionali, e trasformazione anche della pelle delle società con cui si devono misurare le rappresentanze sociali, come voi sapete meglio di me. Ecco, quindi questo lo volevo dire in onore di Riccardo. E devo richiamare un'altra persona che è stato un mio collega per tanti anni all'Università di Pavia e che mi ha sempre invitato a tenere il discorso sul discorso di Calamandrei, che è Arturo Colombo. Proprio all'Umanitaria, con Arturo abbiamo organizzato più volte delle discussioni che partivano dal discorso di Piero Calamandrei, l'abbiamo fatto nelle scuole e quindi mi fa piacere ricordare un grande amico e un grande collega. Rispondo prima alle questioni. Certo, assumiamo che io prenda sul serio la questione del silenzio del discorso intellettuale a proposito del lavoro. Io la metterei così, però, la generalizzerei. Quello che cui noi stiamo assistendo, non da oggi, è un assoluto e progressivo divorzio fra elaborazione di idee, cultura e politica. Nel 1955, quando Calamandrei tiene nella Salone degli Affreschi dell'Umanitaria il suo discorso, il rapporto tra elaborazione di idee e azione e strategia politica è un rapporto strettissimo. È un rapporto conflittuale, ma è un rapporto. Questo rapporto si è consolidato, si è trasformato, ha caratterizzato lunghe fasi della storia repubblicana. Ma io credo che negli ultimi decenni questo rapporto si sia completamente dissolto. Cioè, la dico molto semplice, pane al pane e vino al vino. Se voi pensate alla discussione su politica e cultura, anni 50, quegli stessi anni 50, in cui Norberto Bobbio discute con Togliatti, discute con Galvano della Volpe, discute con Bianchi Bandinelli, discute cioè con i principali interlocutori intellettuali entro allora il Partito Comunista Italiano. Ecco, quella cosa lì era una cosa ovvia, era una cosa canonica, derivava dalla storia stessa, peraltro, dei partiti e dei movimenti e dei partiti delle sinistre. È proprio un fatto storico, è un fatto che si spiega sociologicamente, è un fatto che ha caratterizzato una lunga fase dell'insorgenza e della presenza e della funzione
dei partiti a largo insediamento sociale, dei partiti di massa, dei partiti generanti appartenenza, e cioè discorsi generanti identità collettiva, queste cose fanno parte di un passato che si è dissolto. Perché si è dissolto, adesso non facciamo un seminario, onore a Calamandrei, quindi la faccio breve, ma capisci, è questo che fa da sfondo al silenzio. Quindi cerchiamo di svegliarli, ecco, prima cosa. Seconda cosa, chiaro, Bergoglio va a Genova e fa un discorso straordinario, ma Bergoglio è anche quello che ha dato a Trump la Laudato Si, e non erano molto felici, in genere ridono sempre, ma non ridevano molto, diciamo. E oggi Trump, lo sentivo proprio venendo qui, ha già annunciato che ha messo una commissione di esperti per recedere dal COP21. Questo è già, Fiorello, è già non sarà così, naturalmente, come al solito non sarà così semplice, ma questo vi dà un'idea, no? Ora, Bergoglio sembra essere l'unica autorità morale cosmopolitica di sinistra nel mondo. Fratelli, è così. Perché capisci, Corbyn, che tu citavi, ha fatto, è vero che adesso ha dichiarato che bisognava forse rivotare, ma durante la campagna per il Remain o il Leave ha tenuto un profilo piuttosto basso. La gaffe di Cameron ha avuto un effetto boomerang, diciamo, ma i laburisti erano la leadership laburista era in grande difficoltà, diciamo la verità. Quindi voglio dire, che cosa è in difficoltà? Guardate, quello che è in difficoltà è esattamente la politica. Vi è una relativa debolezza dell'esercizio di autorità politica legittima, quando è legittima, rispetto a poteri sociali. Se voi pensate voi dite c'è meno capacità della politica di regolare processi, voi avete in mente che mentre gli esecutivi nazionali, che mentre il condominio europeo finché tiene, esercitano risorse di autorità che sono riferite a confini, poteri sociali sono ubiqui e attraversano tranquillamente i confini. I confini li attraversano la povertà e l'enorme ricchezza finanziaria. E tu non puoi fare, tu non hai gradi di libertà nelle alternative politiche entro i contesti nazionali di cui hai disposto per una lunga fase delle democrazie caratterizzate dal permanente disaccordo e dal conflitto democratico. Quando ti si stringe la gamma delle alternative, capisci? Perché tu devi render conto, tu che eserciti rappresentanza politica, lascia stare poi le regole con cui sei selezionato, non entriamo, ma tu che eserciti autorità politica legittima, non sei tenuto a rispondere semplicemente e rispondere a coloro, alla cittadinanza cui appartiene la sovranità, esercitandola nei limiti della Costituzione, è una delle virtù della democrazia, è l'accountability, è la capacità di render conto del proprio operato in pubblico. Ma tu sei un Giano Bifronte se fai di mestiere il politico, perché da un lato devi rispondere alla tua constituency, ai tuoi, a quelli che ti hanno eletto, anche a quelli che non ti hanno eletto, e dall'altro però devi render conto, per esempio in questa parte del mondo devi render conto a Strasburgo e a Bruxelles. Non so se è chiaro. C'è una, voglio dire, la mia amica Nadia Urbinati ha scritto un libro bellissimo, la conosco quando era bambina, La democrazia sfigurata. Colin Crouch ha scritto un libro bellissimo, molto tempo prima, Post-democrazia. Bernard Manin ha scritto un libro bellissimo sul sistema del governo rappresentativo, analizzando le trasformazioni dalla democrazia dei partiti alla democrazia del pubblico. Prendete le ultime cose di Robert Dahl, il teorico della poliarchia, sulla enorme incidenza delle disuguaglianze, sulla diseguaglianza politica. Potrei citare, adesso non vorrei fare il vecchio professore che cita testi, ma ragioniamoci. In questo contesto,
abbiamo la rappresentanza sociale, il sindacato svolge un ruolo politico. Papa Francesco, il Vescovo di Roma, svolge un ruolo di persuasione morale e di generazione di discorsi liberanti rispetto all'ingiustizia della terra. Gli intellettuali bisogna svegliarli, le élite politiche sono sostanzialmente élite deboli che hanno come principale scopo la massimizzazione della propria permanenza. Non siamo messi bene, ecco, non vorrei dare accenti cupi, però questi sono alcuni delle tessere del mosaico in cui ci troviamo. Che cosa ci ha detto il 26 gennaio 1955 Piero Calamandrei? Se voi prendete il discorso, che suppongo voi conosciate, quindi posso fare riferimento alla cosa, qualcuno di voi l'ha sentito il discorso? Perché c'è solo la riproduzione, sì. non c'è il filmato. L'abbiamo trasmesso la prima. Ah, che bravi, bravissimi. Perché è bellissimo anche il tono. C'è questo accento toscano, è molto efficace. È un peccato che non abbiamo il filmato, diciamo, no? Perché non c'è. Perché è una cosa molto artigianale. Poi penso che Marco Vitale vi parlerà di questa cosa, perché lui era tra quelli che poi avevano fatto l'invito. Sì, è una cosa molto affascinante. È una storia affascinantissima, perché pensate che la questura aveva controllato coloro che, professori o studenti, avevano invitato Calamandrei a aprire il ciclo sulla Costituzione. E quindi voi capite il clima? Pensate all'Italia 1955, vi rendete conto? Cioè, voglio dire, siamo sideralmente lontani, in un mondo radicalmente mutato, eppure, mentre saggiamo la distanza rispetto alle parole di Calamandrei, ai concetti di Calamandrei, al modo di Calamandrei di interpretare la Costituzione e la sua natura, il rapporto alla dignità del lavoro e al suo carattere di promessa, perché questo è il tema di Calamandrei, la Costituzione è una promessa. Queste parole, per un verso, presentate, comunicate alle nostre controparti passate nell'Italia del metà degli anni 50, a un certo punto diventano vicinissime a noi, diventano contemporanee. Questo è proprio dei classici. I classici hanno questo doppio registro della distanza e della prossimità quando sono classici e diventano tali. E quindi vi pregherei di sentire, come dire, come questo vai e vieni fra distanza e prossimità. Ci sono almeno quattro argomenti nel discorso di Calamandrei, che è naturalmente alla virtù della semplicità. Tutte le persone di questo calibro parlano molto semplice. Tenete conto che parla invitato da studenti e da insegnanti. E il primo argomento è il rapporto tra quelli che lui ritiene essere i principi fondamentali della Costituzione, lasciamo stare principi o valori, i principi costituzionali, che hanno quindi carattere di orientamento dell'azione, che sono suscettibili di diversa interpretazione, intendiamoci, perché sennò la Costituzione saturerebbe la democrazia. No? La Costituzione è la cornice, ti dà dei criteri di orientamento che ti permettono di prendere posizione rispetto a dilemmi e a problemi. Puoi interpretarli in vario modo e puoi confliggere nell'interpretazione, ma questo è il ruolo dei principi. E allora lui, per il primo argomento, è un rapporto tra i principi della Costituzione e come stanno le cose e la realtà dei fatti. È molto semplice. E parlando a studenti, parte da quella parte dell'articolo 34 sui capaci e i meritevoli. Probabilmente dovremmo vedere la storia della buona scuola, voglio dire. Non buttiamola così, perché ragazzi, se no non usciamo vivi. Ecco. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Chiusa della citazione. E Calamandrei dice: e se non hanno mezzi, che si fa? In realtà lui non usa tutto l'articolo, non cita tutto l'articolo, perché l'articolo parla di diritto allo studio, parla di borse di studio. Voglio dire, erano abbastanza lungimiranti i costituenti. Lui dice: se non hanno i mezzi, si va all'articolo che per me è più importante di tutta la Costituzione, della parte dei principi, che è l'articolo 3. Io mi ricordo che lo dissi qui in altri contesti a proposito della sinistra: uno dei compiti fondamentali è fare articolo 3. E come tutti sanno, l'articolo 3 ha due commi. Ha un primo comma che definisce e ascrive la pari dignità sociale a chiunque indipendentemente da. E ha un secondo comma che implica il dovere della Repubblica, il compito della Repubblica, come quello, come tutti sanno, di rimuovere. Però attenzione ai termini, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, perché questo adesso ci arriviamo, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ed è di qui che lui può arrivare all'articolo 1. Quindi parte da, sta parlando dei giovani, degli studenti, degli insegnanti, parte dal problema della opportunità per tutti, non discriminatoria ex ante, di accedere al bene della formazione, dell'istruzione, dell'educazione, della alta educazione, degli studi del livello superiore. Si pone il problema del rapporto tra questo principio e i mezzi per realizzarlo per le persone e passa all'articolo 3 secondo comma. Ma l'articolo 3 secondo comma interpreta il pieno sviluppo della persona collegandolo al fatto che tutti i lavoratori possano partecipare alla vita collettiva, allo sviluppo collettivo, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ed è per questo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è il primo argomento. E guardate che la tensione è tutta, è consapevole, cioè non trucca le carte. La tensione è tutta tra i principi, chiamiamole le prime tre grandi promesse costituzionali, e la realtà ostinata dei fatti, di come stanno le cose. Quindi tensione fra di fatto e promessa costituzionale. Ok, questo è il first point, d'accordo? Secondo argomento, la questione sociale è il carattere progressivo della Costituzione. L'aggettivo è di Calamandrei. Cioè, se abbiamo visto nel primo argomento la tensione fra eguaglianza, libertà ascritta alle persone come cittadini e cittadine e le circostanze di fatto che la negano, la Costituzione assume la forma, diciamo, la natura di un programma, di una catena di promesse volte al futuro e quindi progressivo. Cito: un programma, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. È qui che si può introdurre il tema del carattere polemico delle Costituzioni, che non è solo della Costituzione italiana, ma di tutte le Costituzioni rigide o non rigide. È naturale il carattere polemico nei confronti del passato, nei confronti di un qualche ancien regime, lì era il fascismo. Ma quello che è più interessante, secondo me, su cui insiste a lungo Calamandrei nel suo discorso, non è la polemica verso il passato, è la polemica nei confronti del presente. Cioè, la Costituzione, cito, dà un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale che bisogna modificare. No, non sono parole leggere queste. E di qui
la Costituzione nel rapporto col passato, col presente, apre un varco di futuro. Guardate, una delle cose che caratterizza, a mio modo di vedere, i difficili tempi in cui viviamo è questa contrazione dell'ombra del futuro sul presente, per cui noi sembriamo ossessivamente condannati a quella che ho chiamato più volte la dittatura del presente. È come se non ci fossero orizzonti, non ci fosse, questi orizzonti si contraggono tutto sul brevissimo termine e non c'è più capacità di guardare e lavorare verso il lungo termine. Questo è un tema tra lungo e breve. Per esempio, questo Bergoglio l'ha acchiappato molto bene in Laudato Si, tra l'idea del carattere shortista, diciamo, di breve termine delle politiche e soprattutto dell'economia e dell'economia finanziaria, che è just in time ovunque, e la necessità dei fini di lungo termine, ecco, riappropriarsi dei fini di lungo termine. Qui Italia 1955, il futuro, l'avvenire è una grande strada, la si può percorrere in un modo o in un altro, si può litigare, ci si può prendere per mano, si può lottare, confliggere, ma questo è lo sfondo, capite? Quindi Costituzione progressiva che mira, cito, alla trasformazione di questa società in cui può accadere che anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità delle persone di essere persone. Queste andrebbero scolpite, perché c'è l'idea delle circostanze sociali, economiche, culturali che possono rendere inutili le libertà. Non nega che ci siano, la Costituzione le mette come promessa, le dovrebbero essere tutelate, ma possono essere inutili. L'idea di libertà inutile è interessante, e su questo vorrei tornare, poi mi bloccate nelle ultime battute, in cui vorrei fare solo dei piccoli commenti, alcune parole chiave. Quindi questo è il secondo argomento, quello che io chiamo la questione sociale e il carattere di promessa progressivo della Costituzione, sempre in tensione fra i principi e i fatti duri. Terzo argomento, il legame sociale e, diciamo, lo schema lo schema di reciprocità della cooperazione nel tempo della cittadinanza democratica e la connessione tra questo e la partecipazione politica. C'è il famoso momento in cui Calamandrei dice: guardate, la Costituzione è un pezzo di carta, se la faccio cadere sta là, sta ferma, non fa niente, la lascio cadere non si muove, perché si muova bisogna rimetterci dentro il combustibile, l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, bisogna metterci dentro la propria responsabilità. Quindi no a quello che lui chiama l'indifferentismo, specialmente riferito ai giovani, in rapporto alla politica. Quindi le cose hanno antiche, sono carsiche. No all'antipolitica. E qui c'è questo pezzo che io trovo la cosa più straordinaria del discorso di Calamandrei, che forse che conoscerete senz'altro, che è la storiella dei due che emigrano su un bastimento. Uno si chiama Beppe, e Beppe va a dormire nella stiva, l'altro è un po' nervoso perché il mare sembra l'oceano, sembra un po' in tempesta, ferma un marinaio e gli fa: ma come andiamo qua? Cioè, guardi, se va avanti ancora mezz'ora qua il bastimento affonda. Allora questo corre giù dalla stiva e fa: Beppe, svegliati, che succede? E il marinaio mi ha detto che se va avanti così il mare per mezz'ora affonda. Dice: e che mi frega, mica è mio. Guardate, è straordinario, perché
Perché il legame sociale vuol dire la convinzione o la credenza corroborata, non la credenza da fake news, la credenza corroborata di essere tutti e tutte nella stessa o sulla stessa barca. Se viene meno questo, la società si scassa, il legame sociale si erode e tu hai ghetti, ghetti dorati, hai ghetti orrendi, hai ghetti di incazzati, per usare il francesismo, come dicevi tu, hai tribù, hai clan, hai comunità nobili e comunità ignobili e impresentabili, ma non hai la consapevolezza di essere parte di qualcosa, quale che sia il tuo ruolo, perché hai un ruolo insieme ad altri e ciascuno deve qualcosa a ciascun altro. Se collassa questo, è molto difficile allora rispondere alle tue domande iniziali. Non so se è chiaro, questo è un punto. E guardate, se voi pensate al recente rapporto sulla struttura sociale in Italia, che sia un rapporto Istat, in cui è stata adottata la terminologia degli individui rappresentativi di gruppi e non di classi sociali, voi avete l'impressione di una società, come tutti sappiamo, adesso non voglio farla lunga, a fortissima individualizzazione. I grandi bisogni sociali aggregati e omogenei, questo lo sapete benissimo voi, nel vostro mestiere quotidiano, non è che non ci siano più, ma sono infinitamente meno di quanto non fossero, non dico il 55, ma non fosse nel 70 o nell'80 ancora. Cioè qui tu hai una tendenza alla frammentazione, alla individualizzazione e, come è noto, all'incertezza nelle relazioni anche interpersonali, perché collassa il senso, avrebbe detto Calamandrei, della storiella di Beppe e di quell'altro, della sorte comune. E quindi, dice Calamandrei, della solidarietà sociale, della solidarietà umana, perché il senso, perché non sta in piedi l'idea e la pratica di solidarietà se non è presupposto l'essere sulla stessa barca, non sta in piedi, crolla tutto, sono balle, sono imbrogli, sono cose fatue, è buonismo nel senso negativo del termine. È la carta della propria libertà, dice Calamandrei, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo, oggi diremmo di uomo e di donna, di essere umano. Il quarto argomento può sembrare bizzarro, ma perché sembra una chiusura retorica, come anche è giusto, la retorica è un'arte della, quando è fatto bene, è un'arte della persuasione, abbiamo una tradizione anche solo entro la nostra tradizione straordinaria nell'ambito della retorica, ci sono le tradizioni della scuola degli esami confuciani, per esempio, cioè, noi abbiamo la tradizione della retorica di Aristotele, voglio dire, medievale, eccetera. E invece secondo me è una, anche se retorica è ben trovata. Perché? Perché Calamandrei, come è noto, chiude il suo discorso a questi giovani con un argomento che chiama in causa il senso della storia, il senso del passato, come dico io, come repertorio di possibilità sul piano delle idee, sul piano del lavoro intellettuale, sul piano delle pratiche, delle azioni, delle scelte, delle condotte. Il senso del passato. Sul piano delle idee è molto bello, è bellissimo sentirlo, quando dice, ma quando io leggo questo articolo, ma questo è Mazzini, se leggo questo, ma questo è Cavour, se leggo questo sull'autonomia, ma questo è Cattaneo, e questo, giovani, è Beccaria. Pensate quali oltraggi a Beccaria nel sistema carcerario, non solo dalle nostre parti, ma parliamo di in casa qui. E queste sono... è il repertorio del passato come passato dei modi di pensare, di progettare,
di anticipare validità normative, anticipare modi di convivenza più degni di lode. Ma poi c'è il passato delle azioni, delle scelte, delle condotte, non delle grandi voci, delle voci umili. E qui vorrei leggerlo. Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti, e dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Ecco. Perché, secondo me, è importante sottolineare quello che io chiamo il senso del passato come repertorio di possibilità? Perché noi oggi, ecco l'attualità, noi oggi viviamo, avevo prima fatto cenno a questa idea che ho presentato più volte, forse troppe volte, di questa sorta di schiacciatura su una presentizzazione, un, non so come dire, un, una specie di eterno presente, senza orizzonte di futuro. Quindi è un mondo in cui ciascuno pensa di avere da perdere, e non è un mondo in cui hai varchi di speranza. E quindi gli imprenditori politici della paura fanno affari alla grande, è naturale. C'è un'idea che io trovo profondamente sbagliata, che è quella che per innovare, che per aprire vie per il futuro, occorra fare la politica dell'oblio e, diciamo, lo stavo dicendo rottamare, ma non perché, e mandare al macero i vocabolari di moralità, di politica, di virtù, di vizi ereditati. Questo è catastrofico. È catastrofico. Perché? Perché lo sa chiunque di noi, adesso io sono un vecchietto, ma quindi lo so benissimo, diciamo, ma voi siete tutti più ragazzi, ma chiunque abbia un vissuto in imprese con altri, professionali, politiche, sindacali, quello che volete voi, sa benissimo quanto sia importante il senso del passato. Quando voi, se mi consentite una citazione, a un certo punto, io non so perché, facendo mille cose, mi trovavo a introdurre un seminario di una grande associazione che è l'Avis, che tutti conoscono, che ha una storia straordinaria, molto complicata, eccetera. E alla fine di questo seminario, che era un seminario di formazione, perché il senso del passato è anche un problema di ridare il senso della storia nel clima tra le generazioni, oggi. Allora alla fine una ragazza mi si è avvicinata e mi ha detto: professore, dice, ma non sarebbe importante che noi, che ci raccontassero che cosa ha voluto dire essere dell'Avis, dell'associazione, 60 anni fa? Cioè, capite, è in questo modo che è solo se tu hai senso di queste continuità e fratture che puoi pensare futuro. Non è che se azzeri allora hai futuro, se azzeri resti intrappolato in questa sorta di maledizione della dittatura del presente. E quindi, perché è naturale, perché quello che ho, una delle noi conosciamo bene tante, una famiglia di disuguaglianze, quelle economiche, quelle di reddito, quelle di rendita, quelle di status, quelle di capitale sociale. Ma guardate che si sta incrociando, è un tema che avevi introdotto all'inizio tu, scusa, mi sono dimenticato, quindi te lo devo, si stanno incrociando gli effetti di queste disuguaglianze con quelle che io chiamo l'epistemic divide nelle società.
cioè la divisione, la ineguaglianza, la disuguaglianza fra coloro che hanno competenze in un certo ambito e coloro che hanno meno competenze, meno accesso cognitivo. Brexit, Trump, Le Pen, perché Le Pen, poi voglio dire, ci vuole l'Union Sacrée per beh, sono gli esiti di questo rispetto le regole democratiche quando sono corrette, ma sono gli esiti di questa enorme inuguaglianza che diventerà sempre più importante in società comunque cognitive. Quindi teniamo d'occhio, perché tra le promesse della Costituzione, della pari dignità sociale, del fare articolo 3, uno dei grandi temi è quello anche della divisione, della inuguaglianza fra competenze e capacità di accesso cognitivo. Andate, prendete i vaccini. Ho chiesto a molti colleghi medici, ma come, perché tutta sta roba? Dice, dice, vengono da me e mi fanno, guardi, io su internet ho visto che noi abbiamo un accesso a un'enorme massa di dati, lasciamo stare gli algoritmi, eccetera, ma non abbiamo nello stesso modo i criteri per selezionare tra una immane quantità di notizie. Chi mi dà la garanzia? Quali sono i sistemi di autorizzazione? Non so se è chiaro. Ne potremmo sapere l'ira di Dio di più, ma non sappiamo come distinguere, come selezionare fake news, o adesso si dice post-verità, vuol dire semplicemente falsità, e cose corroborate e veridiche. Capite? Sono temi, a me sembra che questo sia un tema assolutamente cruciale, tra i tanti importanti. Sì, l'ho fatta lunga, dai. Adesso volevo solo ricordare le parole chiave che abbiamo incontrato in questo piccolo commento ai quattro argomenti del discorso del 26 gennaio 1955. Il termine dignità, che associamo al lavoro, che associamo alla pari dignità sociale, il termine dignità compare nella Costituzione italiana e nella legge fondamentale tedesca, la Würdigkeit, la Grundgesetz, no? Non hanno potuto chiamarla Verfassung perché c'era il problema della separazione delle Germanie, e quindi l'ha chiamata legge fondamentale, proprio consapevolmente, nell'ipotesi della riunificazione. Infatti quando hanno fatto la riunificazione non hanno modificato la Grundgesetz, ci hanno solo aggiunto dei Länder. È l'unico emendamento che hanno fatto. Dignità, in una parola, è una parola, ma in una parola, dignità è un termine singolare, perché le dignità, il dignus, il degno, le dignità erano, indicavano le cariche d'onore. Quindi la dignità nelle costituzioni repubblicane democratiche è una sorta di generalizzazione dell'idea di onore, cioè è la generalizzazione alla dimensione di eguale cittadinanza della dignitas, dell'essere degni, e quindi ciò implica che tu non possa essere trattato da alcun tipo di potere e autorità istituzionale, politica, religiosa, economica, eccetera, in modo che violi lo status della tua dignità. Questo nello spazio delle relazioni industriali, per esempio, nella lunga fase alle nostre spalle, la dignità non c'è dall'inizio, la dignità si conquista. La dignità si conquista, ed è una conquista, come tutte le conquiste, a rischio di perdita e dissipazione. La libertà inutile. Prima avevo accennato a questo fatto, dice, quando c'è una situazione così, sì, c'è le libertà, ma sono inutili. Cosa vuol dire questo? Dal punto di vista, come dire, concettuale, sperando di non essere troppo astratto, voi potete fare una differenza tra il fatto che voi abbiate uguali libertà e il fatto che il valore che l'eguale libertà ha per voi sia enormemente diseguale.
l'inutilità della libertà è questo, e questo è il cuore della questione sociale. Se posso citare uno dei più grandi pensatori sociali dell'Ottocento, che si chiamava Marx, Karl Marx, e non, come si diceva un tempo, Groucho Marx, eccetera, io ho sempre trovato straordinaria, ho visto che l'ha richiamata Axel Honneth nel libro sull'idea del socialismo, un sogno necessario proprio, uno scritto giovanile di Marx che si chiama Judenfrage, la questione ebraica, in cui Marx dice una cosa: sì, abbiamo uguali diritti nel cielo della citoyenneté, della cittadinanza, ma sulla terra del bourgeois abbiamo vantaggi, svantaggi, disuguaglianze. Questa tensione è una tensione persistente nella questione sociale. È per quello che Calamandrei dice libertà inutile. Lì non parla della libertà, parla di quanto valga la libertà, di quanto serva la libertà alle persone. E non riguarda la libertà ciò che consente di dar valore alla libertà. Riguardano le opportunità, riguardano le capacità, riguarda il fatto di non essere esclusi o di non essere umiliati, riguarda il fatto di far parte attraverso la dignità del lavoro di quella sorte comune di cui abbiamo parlato. Sul lavoro mi riferisco al Vescovo di Roma e al suo discorso di Genova, che mi sembra piuttosto incisivo, peraltro con un esplicito richiamo alla Costituzione di cui stiamo parlando. Il problema, un termine che voi trovate, perché conoscete la storia delle culture costituenti, Calamandrei esponeva una delle grandi culture costituenti, il termine persona è un termine che uno può associare ad una visione, diciamo, religiosa o confessionale, ma non c'è nessun bisogno di farlo, lo si può fare per chi ha credenze religiose, naturalmente è ovvio, ma anche chi non ha credenze religiose o ha credenze di altro tipo può benissimo identificare il termine persona, perché il pieno sviluppo della persona, eccetera, perché l'idea di persona è un'idea immediatamente legata a una rete di relazioni fra persone, a una rete di relazioni e riconoscimenti tra persone, e quindi c'è un elemento fondamentale. Tutte le storie di degradazione e umiliazione di persone, di esclusione di persone da una qualche cerchia, sono storie in cui si spezzano le catene di relazioni tra il sé e gli altri, e le persone sono condannate, come dico io, alla sorte della solitudine involontaria. Questo è il male sociale per eccellenza, quando in qualche modo sei sbattuto fuori. Quindi questa idea di persona non è l'idea di individuo, punto e basta, ma l'idea è appunto quella di una sorta di mutevole noi che fa sì che tu ti riconosca come te. Quando sei fuori, o sei sbattuto fuori, sei come un esiliato dal noi e sei solo, o sei sola. Le grandi realtà urbane del mondo lo dimostrano. E quando tu provi l'esperienza della condanna alla solitudine involontaria, la reazione naturale è chiedere compagnia. E anche una pessima compagnia è meglio che nessuna compagnia. E se a Scampia o a Secondigliano i ragazzi gli danno 4 soldi e li mandano a sparare, ma sono compagnia. Sulla questione sociale come tensione fra dimensioni di diritto e dimensioni di fatto, siamo partiti dal primo argomento di Calamandrei, ho richiamato la questione ebraica di Marx. Credo che oggi si dovrebbe prendere sul serio, dopo decenni in cui si è discusso di giustizia solo nei termini di giustizia negli scambi, o di giustizia, si diceva, commutativa, riprendere sul serio l'idea di giustizia sociale, cioè di giustizia sociale, cioè di giustizia nella distribuzione dei costi e benefici della cooperazione sociale.
in un mondo fatto così, vast program, come diceva il generale De Gaulle. Inclusione sociale e legame sociale. La storia di Beppe e dei suoi amici nel mondo lontano e mutato oggi, delle disuguaglianze abissali che scassano il legame sociale e il senso condiviso dell'essere sulla stessa barca. E infine, il senso della storia, il passato come repertorio di possibilità senza il quale non si può disegnare futuro, ma si è condannati alla dittatura del presente. Queste sono le cose che mi è piaciuto dirvi. Grazie. Sì, grazie professore. Carlo, se vuoi avvicinarti. Carlo Dovigo dell'Unione degli Universitari. Carlo, sì. Adriano non sbaglia i nomi, questo è importante. No, insomma, è stato complicato questa volta elaborare una domanda per una persona che reputo un luminare anche. È stato per davvero complicato, però si è parlato tanto di lavoro, volevo appunto approfondire la tematica democrazia e luoghi di lavoro, perché tra l'altro nella proposta di legge che la CGIL ha elaborato l'anno scorso, ha raccolto le firme e sta attualmente incardinata nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, è previsto proprio anche un titolo su questo tema, ovvero sia sulla sindacalizzazione e sugli spazi dei sindacati e di democrazia all'interno del mondo del lavoro. Per cui mi sono un attimo posto questa domanda. Innanzitutto, partendo dall'assunto che penso che qui siamo tutti d'accordo, il sindacato è democrazia anche all'interno del mondo del lavoro. Per cui volevo porre questa domanda molto complessa, a dire la verità, però spero che si possa arrivare ad una conclusione. Abbiamo visto nel recente passato molti lavoratori che venivano discriminati, molto spesso anche con strumenti non assolutamente legali, discriminati appunto per un'appartenenza sindacale. Com'è possibile quindi conciliare questa visione anche che sta avendo l'aziendalismo nel mondo del lavoro negli ultimi anni, come si può conciliare questa visione con invece la nostra Costituzione e con le leggi che lo Stato deve far rispettare, e perché, questa se vogliamo una domanda un pochino più che esula dal suo campo, perché non si può intervenire, perché il legislatore non interviene a limitare questi comportamenti. E poi una domanda che mi suggeriva, diciamo, nell'elaborazione, con la costruzione della domanda che mi suggeriva anche Adriano, che è se la democrazia, o meglio, se la mancanza di democrazia all'interno del luogo del lavoro può avere degli effetti anche sulla costruzione della propria soggettività politica. Grazie. Grazie, grazie a voi. Carlo, ciao Carlo. Sì, è una, Carlo, grazie. È un tema, diciamo, il grande tema. Dove è finito Carlo? È lì. Il grande tema è questo, che su questo c'è anche una letteratura molto importante. È quello che il mio grande amico maestro Norberto Bobbio chiamava l'estensione delle regole del gioco democratico in arene non politiche. Perché questo è. La stessa cosa si è posta nell'ambito dell'educazione, a proposito del senso del passato, del senso della storia. I casi in cui ci sono fenomeni di discriminazione sono in un certo senso, dal punto di vista, come dire, teorico, i più semplici, perché sono chiaramente in contraddizione con il dettato costituzionale e quindi con la legislazione ordinaria, che deve essere sottordinata alla interpretazione, alla giurisprudenza costituzionale. Io vedo l'importanza di una del ruolo della rappresentanza, delle rappresentanze sociali, quale la rappresentanza sindacale, nei luoghi di lavoro,
come un contributo, se vogliamo usare il lessico costituzionale su cui verte questa nostra conversazione, come un contributo progressivo, nel senso che ho cercato di chiarire, a un anche a un, secondo me, è un contributo non solo da leggere in termini di diritti, ma anche da leggere in termini di benessere. Perché io sono convinto che vi siano comportamenti, vi siano modi di uso della gerarchia, perché lì il problema è che lì tu hai una struttura gerarchica. Questo l'abbiamo discusso, mi ricordo, quando si discuteva del toyotismo, voglio dire, per parlare in sede non di categoria della funzione pubblica, diciamo, ma ci siamo. E pensate ai dilemmi sul futuro delle trasformazioni dei lavori in rapporto all'innovazione tecnologica, cose che alla Casa della Cultura abbiamo discusso molto, insomma, il problema la battuta di Bill Gates sul fatto di pagare le tasse al robot, diciamo, è indicativa, voglio dire. Questo è uno dei grandi problemi che noi abbiamo, cioè non dimentichiamo. Però per rispondere a Carlo, credo che lo spazio della rappresentanza debba essere assolutamente tutelato e che le discriminazioni in base alla appartenenza siano semplicemente inique e certamente contrastabili, facendo semplicemente appello alla carta da cui siamo partiti, quella carta che bisogna dargli il combustibile, se no se ne sta lì morta. Quanto agli effetti, le diceva sulla soggettività, questo non ho capito bene, sulla soggettività politica, effetti di che cosa? Sì, può non formarsi o può formarsi conflittualmente. Guardate, anche la situazione di conflitto, la democrazia è un conflitto regolato, era un conflitto regolato. Oggi è un conflitto urlato, patente, con collusione latente. Questo è. E si urla tanto di più quanto meno potere si ha. Perché lì il problema è modellare il pubblico democratico di Manet, del mio amico. Questo spiega molte cose. Anche l'inflazione da talk show, che però hanno un rendimento decrescente adesso, perché c'è solo fenomeni di saturazione. No? Ecco, il conflitto regolato è, come diceva il grande Machiavelli, non nel Principe, ma nei discorsi su Tito Livio, sulle decade di Tito Livio, il conflitto genera mutuo riconoscimento. Cioè non è che deve avere una visione irenica della società, voi lo sapete bene, conflitto, negoziato, il fatto che ci si misuri implica una forma di riconoscimento conflittuale. Perché ho una parziale, maggiore o minore divergenza quanto agli interessi. E quindi, come si dice, per raggiungere un accordo equo, o comunque un accordo che sia esito di un negoziato che presuppone un conflitto fra interessi differenti, ho bisogno che alla fine nessuno stia peggio di quanto stava all'inizio del gioco di contrattazione, almeno. Questo era l'equilibrio di Nash, vuol dire, quindi non era. Certamente, per concludere la risposta a Carlo, una migliore qualità della democrazia nei diversi e differenziati luoghi del lavoro, perché secondo me il grande problema è la differenza. Quando diciamo luoghi di lavoro c'è una enorme varietà, che è legata a quella frammentazione e individualizzazione di cui abbiamo parlato, che rende la vita un po' più difficile, diciamo. Certamente una migliore qualità
del conflitto regolato, del negoziato, della tutela e della promozione, non solo della tutela, della promozione, certamente favorisce e non inibisce la formazione di una consapevolezza politica. E questo è un auspicio. Grazie. Allora, ringraziamo il professore Salvatore Vega, Ferruccio Capelli e la Casa della Cultura che ci hanno ospitato questa sera. Io ringrazio voi tutti per l'attenzione e la partecipazione al prossimo incontro che avremo sempre qui alla Casa della Cultura il 9 di giugno. Ve lo dico, 9 di giugno, un venerdì, ricordatevelo e segnatevelo. Fuori ci sono i volantini sull'iniziativa della CGIL e anche i moduli per la raccolta delle firme, la petizione appello al Capo dello Stato per la difesa dell'articolo 75 della Costituzione, dal momento che l'approvazione delle nuove flessibilità sta cancellando lo strumento del referendum. Grazie. Bella operazione. D'accordo, d'accordo. 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 D'accordo.